Via Nicola Fabrizi, in pieno centro a Pescara, quattro piani di fumetti, due per Andrea Pazienza, due per Tanino Liberatore. Quattro mesi in mostra per quest'ultimo, permanente invece la mostra dedicata a Pazienza. Ci sono dentro 324 opere di quello che la critica ha definito l'Omero della nona arte. Da oggi chi vuol conoscere Pazienza deve venire a Pescara, al Club Museum. E c'è venuto il sottosegretario alla cultura, Vittorio Sgarbi, che definisce il fumetto forma d'arte. Questa è un'ipotesi, si può pensare tutto, certamente sono grandissimi disegnatori, l'antefatto dei graffitisti, che quando sono bravi sono formidabili, pur molto discussi, ma il successo che ha la mostra a Lucca è la prova che il rapporto degli adulti, poi, che erano bambini, con questa forma d'arte ha una capacità di persuasione e di seduzione che molte altre arte contemporanea non hanno. Dicevamo di Tanino Liberatore, amico e compagno di lavoro di Pazienza, Tanino, che Frank Zappa definì il Michelangelo del fumetto. Dottor Michelangelo. Sono un chirurgo fra poco pure. mi dica. Lei e Andrea Pazienza avete iniziato. Una mostra più di Andrea Pazienza che mia, vedo. Avete iniziato la scuola di Stefano Tamburini. Noi abbiamo iniziato la scuola di Tamburini? No, non penso. Cioè, io ho cominciato a fare fumetti con Tamburini, ma Andrea era già molto famoso. Con Convergenza. Con Convergenza, no, Convergenza qua a Pescara, poi aveva fatto già su Linus. No, lui era già una star, Andrea, quando io ho cominciato Cannibale. E quindi si era associato perché gli piacevano le persone, gli piaceva il progetto. Che persona era? Andrea? Un po' era poliedrico, era difficile da spiegare, insomma. Era un po' quello che disegnava, era un po'. Come si dice? Saltellante da una cosa all'altra, quindi c'aveva interessi non uno soltanto. E quindi ogni volta ti meravigliava o ti faceva ridere con una cosa che tu non ti aspettavi. E lei invece com'era da giovane? Come ho detto prima, un orso marsicano. Ma il Club Museum è qualcosa di più di un museo del fumetto. Dopo i cineteatri, dopo il Ponte del Mare, dopo l'Isia Pescara Design, l'Imago Museum e la Maison des Arts, ecco, arriva un'altra importante infrastruttura culturale che è dedicata certo ad accogliere grandi personalità del mondo del fumetto, ma che si candida ad essere momento di formazione, di produzione di attività didattiche, ma anche di produzione di fumetti, animazione e fumetto, e gradualmente fino ad arrivare alla produzione del cartoon. Il pubblico gradisce.